Eccoci ragazzi con un pacco tutto da aprire, l'avevo già messo su Facebook, tanta curiosità su questo pacco, vediamo un po' cosa c'è dentro a questo punto, andiamo ad operare, tagliamo la confezione e mentre apro ringrazio tutti quelli che continuamente scrivono sul canale, su The Justice, si aiutano a vicenda, anche sul gruppo Telegram, che sono tutti quei ragazzi di Amici di Justice, che sono veramente, alcuni sono mostruosi, cioè sanno veramente tantissime cose, tantissime nozioni di, sulla telefonia, sulla tecnologia, insomma, sono veramente preparati. Andiamo a tagliare, a rimuovere un po' quello che resta da togliere, ecco qua, e apriamo la confezione. Intanto vi dico che questo pacco arriva da Honor Buy, quindi ringraziamo come al solito Honor Buy per avermi inviato questo telefono, e subito l'adattatorino, questo, per andare a caricare il telefono nelle nostre prese italiane. Andiamo a togliere tutto con calma perché non voglio rovinare l'imballaggio, potrebbe risultarmi utile. Confezione molto sottile, vediamo se riesco a farvelo vedere. Eccolo qua ragazzi, il Mi Max 2, 4 giga di RAM, 64 giga di archiviazione, è un dual SIM ovviamente. Andiamo ad aprirlo e questo è lo smartphone. Vi faccio vedere anche la differenza con un S5, veramente grande, un telefono Max, ma già il nome dice tutto. Guardate come con una mano sola non riesco nemmeno ad arrivare a metà dello schermo. Cosa c'è all'interno del Mi Max 2? Ovviamente una spillettina per estrarre il carrellino della SIM qua dentro. Poi abbiamo il cavetto di connessione al computer USB tipo C, ragazzi, quindi Type C, adattatore, vedete che con quello di serie va a creare un adattatore per il nostro mercato, e nient'altro, non ci sono gli auricolari. Che dire, bellissimo da vedere, rispecchia un po' la filosofia Xiaomi, quindi telefono morbido sugli angoli, molto sottile, infatti sono 7.6 mm di spessore, 211 grammi, quindi per essere un 6,44 pollici non è nemmeno tanto, mi aspettavo di più. Display 6.44 pollici Full HD, batteria mostruosa, 5300 mAh, realizzato in alluminio. Qua dietro c'è lo sblocco con per l'impronta digitale, frontalmente i tasti sono retroilluminati, vibrano alla pressione. Vedo che c'è anche la MIUI 8, la MIUI alla versione 8, vedremo poi se è aggiornato oppure no. Fotocamera qua nell'angolino, piccola piccola rispetto alla scocca, da 12 megapixel. La frontale è da 5. Bene, penso di avervi detto tutto. Le impressioni sono ovviamente un telefono super mega padelloso, un tablet, se vogliamo essere più sinceri. Andremo poi a provare questo dispositivo. Veramente bello questa colorazione champagne, gold, chiamatela come vi pare. Grazie a honorbuy.it e grazie a tutti i ragazzi che quotidianamente mi seguono, sono curiosi di conoscere qual è lo smartphone che fa più al caso loro, insomma, che non ne hanno mai abbastanza di tecnologia. Ci sentiamo presto con la recensione di questo Xiaomi Mi Max 2 e ora mi metto a fare subito la recensione di lui, del Samsung J5 2017. Ma questo è un altro discorso. Ciao ragazzi!